io sono pronto a scommettere che applicando le misure di tracciabilità, le misure di deduzione delle spese per la manutenzione della casa e altre misure, noi facciamo un punto di PIL all'anno, 15 miliardi all'anno, non c'è dubbio. Con la tassa sugli grandi patrimoni immobiliari andiamo dai 5-6 miliardi in su, con quella dei condoni ci facciamo 15 miliardi, con i risparmi della pubblica amministrazione, che sono più forti i nostri dei loro, sono più forti, risparmiamo diversi miliardi, alienazione di patrimoni, cominciare dalle aree demaniali e così via, noi ci arriviamo facendo pagare chi ce li ha i soldi, poi se manca un miliardo o due, una volta fatto tutto questo, io posso anche chiedere un contributo di solidarietà a una zona IRPEF alta, una volta fatto tutto questo, posso anche dire nelle detrazioni fiscali, salvando la famiglia, che possono su 150 miliardi, eccetera, ricavarne 4 C, posso farlo, ma prima devo fare queste cose qui. E quindi noi, responsabili alternativi, abbiamo elencato le cose che faremmo se fossimo noi il governo. Se fossimo il governo faremmo esattamente quelle cose lì. E quindi io spero adesso, siccome Mentana è un giornalista accorto, io oggi ho pensato anch'io, adesso voglio proprio vedere la Lega che va in Parlamento con delle misure così con le pensioni, voglio vederla. Quindi io penso che siamo ancora in mezzo al mare. Allora, se loro si prendono su uno o due delle nostre proposte, noi per quella parte lì siamo contenti, non siamo mica... Ad esempio, uno scambio tra l'abolizione di questa cosa del mancato ricongiungimento e un patto simile britannico con la Svizzera, è uno scambio assolutamente. Che accetteresti? Loro, io da domani, noi lo proponiamo, l'abbiamo messo nell'emendamento, noi diciamo... Gli fai pagare il contributo straordinario e apri la trattativa che Tremonti ha rifiutato di fare con la Svizzera per fare esattamente come ha fatto la Germania e la Gran Bretagna, e ci mettiamo sul pulito. Mi pare ragionevole. Noi, attorno al tema che una volta si chiamava redditometro, no? Che è andata a vedere, può andare a vedere quali sono i livelli di consumo, con dei perfezionamenti, per esempio qui a Reggio Emilia è partita un'iniziativa che si sta un po' diffondendo per quel che riguarda, diciamo, i servizi comunali, eccetera, di fare dei redditometri aggiornati, no? Adesso, mentre un operatore televisivo, per esempio, non puoi venirmi a chiedere 10 euro per mangiare se sei abbonato a Sky, adesso, per dire, no? E quindi una serie di cose. Queste possono essere utilissime e giuste per uscire dal dilemma per cui se applichi come riferimento quel che paga di IRPEF 1 non becchi mai, perché ormai l'IRPEF è la tassa dei dipendenti e dei pensionati, punto e basta. Allora devi andare a vedere nell'insieme, e quindi questo è giusto, ma è un meccanismo da mettere dentro alla lotta all'evasione fiscale per incassare e poi mettere a bilancio. In coda a tutto quello che ho detto prima, che adesso è ora di andare a prendere chi non le paga, se fai quelle cose lì, secondo me ci sta anche, per si può alzare la fascia, un contributo di solidarietà da parte della zona alta IRPEF. Non ho obiezioni. Vorrei far notare adesso, caro Mentana, che se è vero quel che hanno deciso lì nel luogo che è Arcore, no? Il luogo di elaborazione, eccetera, diventa che i dipendenti privati sono esentati e i dipendenti pubblici no, per cui le proteste dei magistrati, le cose, eccetera. Cioè i dipendenti pubblici a più alto reddito, assieme ai parlamentari, che per l'amor di Dio è giusto, quel che volete, pagano, e i dipendenti privati a alto reddito non pagano. Io posso raccontare un episodio, è verissimo, e forse non so se l'ho raccontato anche in TV una volta. Allora casca il governo Prodi, siamo nel 2008, casca mi sembra primavera, io vado al mare, insomma nell'estate successiva, vado al mare, sono in acqua, che sto nuotando, e mi avanza un signore e mi dice: ma lei è Bersani? Sì, dico, piacere, eccetera, e dice: ma sia chiaro, io non ho mai votato lei, non voto, eccetera, però fa piacere conoscere, perché com'è che vi siete inventati nel mio decreto questa cosa della tracciabilità? Dice: ma
ma sa, io faccio il dentista, ma sa che momenti ci fregavate? Io gli ho detto, giuro, la verità, adesso non è che ce l'ho con i denti, però il caso era quello lì. Io non mi sono trattenuto con l'acqua fin qui, gli ho detto, guardi, lei è una persona simpatica e la ringrazio, però sa cosa le dico? Che se ci fosse una roba automatica, dove quando lei ha bisogno dell'ambulanza non arriva, io sarei per farla, perché c'è un limite a tutto. Lei sta dicendo a un ex ministro che c'è da vantarsi, a un ex ministro, non è che sto passando per strada, che c'è da vantarsi averla scampata, perché dico, quel che risparmia lei lo paga un poveraccio. Bisogna che si metta in testa sta roba. Ma cioè, uno che cosa, che mentalità abbiamo messo dentro questo paese qui? Ma noi dobbiamo assolutamente uscire da questo, se no non c'è soluzione, non so come dire, conti alla mano, non c'è soluzione, questo è il punto. La questione molare con il dentista è giustamente aperta. Però così ce ne sono tante. Qualunque normale cittadino, quando si trova nell'alternativa un po' meno in nero, un po' più con la ricevuta, con la fattura. Sì, però cominciamo, adesso noi mettiamo lì una norma, noi abbiamo cominciato con le strutturazioni edilizie, no? Cioè la gente pensa, normalmente pensa, ma cavolo, ma se fosse tutto deducibile, no? Ci sarebbe. In realtà la cosa è un po' più complicata. Non è che adesso non ho modo, non è che funzioni automatico, però presa punto per punto può essere gestita. Allora, noi cominciamo, noi, governo Prodi, cominciamo con le ristrutturazioni edilizie e voglio far notare che era la finanziaria dell'euro, dove dovemmo dare una botta mica piccola, perché erano allora 90.000 miliardi di lire. Ma lì dentro noi mettemmo anche misure per la crescita, per fare un po' di PIL, perché se no i conti non possono tornare se non dai un po' di lavoro. E ci inventammo le ristrutturazioni edilizie, diciamo, deducibili. L'operazione fu un successo, è ancora un successo, chiediamo che venga stabilizzata, perché ha fatto emergere del nero. Primo anno non ci beccammo nella calibratura dello sconto, poi lo aggiustammo e è venuta fuori una cosa pulita, si lavora ma si pagano anche le tasse. Adesso noi mettiamo in emendamento che tutto quello che riguarda la casa, manutenzione anche ordinaria, quindi sto parlando dall'impianto elettrico all'idraulico eccetera eccetera, tutto questo qui risulti deducibile. Ora, il problema è la direzione di mano, non è che d'un colpo solo ne esci, però fai misure così. Poi cominci a dire, per l'antiriciclaggio la soglia non è 2.500 euro, è 1.000 euro. Per i pagamenti di ogni bene e servizio che produci, la soglia di tracciabilità, cioè l'obbligo a pagare con carta di credito, con bancomat, con bonifico, eccetera, è 300 euro e l'anno dopo diventa 200 euro, eccetera. Noi facciamo quello che hanno fatto in Europa, non per rincorrere l'evasore, perché Tremonti e Befera continuano a portare dei dati sull'evasione recuperata, e hanno fatto anche delle cose, Befera ha fatto delle cose, ma io ho fatto anche l'esempio, è come, sa, i buoi li facciamo scappare dalla stalla, e sono 100 buoi, poi dice quest'anno ne ho beccati 7, l'anno prossimo ne becco 8, ma gli 92 dove sono? Tu devi prevenire con dei meccanismi, non c'è bisogno di fare Robespierre o Saint-Just, certo vanno puniti, quando li becchi poi gli evasori vanno puniti, ma devi mettere dei meccanismi che a poco sollecitano la fedeltà fiscale. Questa è la cosa che dobbiamo fare in Italia, e in cambio di questo noi dobbiamo mettere una norma stringente che dica che una quota del di più che ti viene l'anno successivo dalla lotta all'evasione, ricade in riduzione della pressione fiscale. C'è troppi oneri sul lavoro, troppi oneri sugli investimenti, bisogna che alleggeriamo. Noi per un po' d'anni, per avere la cura giusta, dobbiamo fare così. Dice, ma perdi le elezioni se dici così.
perché no, l'abitudine, eccetera. Per direzione si dice, oh ragazzi, ma noi dobbiamo, sto paese dobbiamo tirarlo fuori dai guai, eh? Io non ci credo che perdo le elezioni così, non ci credo, perché a un certo punto anche quello che campa evadendo un po', alla fine, e stiamo parlando della piccola evasione, dell'evasione, dico, si rende conto che non gira la ruota, che questo meccanismo alla fine riduce gli affari, riduce il lavoro, riduce le cose. Ma cosa te ne viene a non dar lo scontrino se non ti entra poi nessuno in bottega? Cioè, ma a un certo punto questa cosa qui deve venire fuori, perché se no non possiamo dare un futuro alla nuova generazione. E quindi con coraggio, anche andando un po' controcorrente, noi il prossimo appuntamento che avremo, politico, elettorale, bisogna che vinciamo su queste affermazioni, perché vincere senza dirlo, tanto vale perdere. Questo è il punto, perché l'Italia non si aggiusta. Non è possibile che possa vendere benzina solo un petroliere. Può venderla anche Mentana, se c'ha un po' di distributori. Benissimo. E si va a trovare lui sul mercato spot la benzina che costa meno. Le farmacie e i farmaci. Adesso stanno rovinando le parafarmacie, eccetera. Lì c'è un settore che tu puoi risparmiare qualche miliardata di euro. Quelle le vedi come figlie tue, le parafarmacie le vedi un po' come figlie tue. Beh certo, è una delle più grosse, sarà di quello che mi è capitato di fare, che ho fatto anche riforme del sistema elettrico, quella del commercio, eccetera. Però sì, lo scelgo come emblema del fatto, ma scusate, fatemi capire, si sono aperte 3.000 parafarmacie, hanno lavorato 6.000 nuovi giovani farmacisti, quell'anno lì, i primi 2 anni, il tasso di disoccupazione dei farmacisti laureati era finito a zero. I farmacisti non sono andati in rovina, i prezzi sono calati, ma dov'è sbagliato? Ma dov'è sbagliato? Ma perché vuoi rovinarmelo? Me li stanno distruggendo. Io sento anche, vi dico sinceramente, sento anche, come dire, una remora anche morale, etico, perché io ho messo all'avventura anche un po' di questi giovani qua, e adesso li stanno sabotando da tutte le parti. Cioè, ma come si fa a essere così egoisti? Bisogna. E le professioni. Ma è possibile che un giovane possa stare lì, il professionista, a fare il tirocinio 2 anni e non prendere un 2? Dai. Ma io dico, non è possibile. Se non lo si capisce, lo si metta per legge, no? Lo si metta per legge. Secondo mio padre te? Faceva l'artigiano, ha allevato un sacco, nella mia vallata, un sacco di apprendisti, ma veramente si sarebbe vergognato. Gli avrà dato poco, ma non dargli niente, si sarebbe vergognato. Ci vuole una legge sui partiti per essere garanzia che ci siano codici di partecipazione, bilanci certificati come ci abbiamo noi, eccetera eccetera. Ci vuole una riforma costituzionale delle istituzioni, ci vuole una legge elettorale diversa, ci vuole una legge sul conflitto di interessi, ci vuole una legge sulla Rai TV, ci vuole una legge sulla giustizia dalla parte dei cittadini e non dalla parte di uno solo, ci vogliono un po' di queste riforme. Sul piano sociale ci vogliono altrettante riforme, se non abbiamo parlato, ma anche questo tema del conflitto sociale che si è riaperto, i sindacati eccetera, alludono a un punto dal quale dobbiamo uscire. Allora, riforma fiscale, alleggerendo strategicamente lavoro, investimenti e caricando su reddito e evasione, il tema del welfare, il tema della precarietà, il tema della scuola e della ricerca, di cui si è parlato in questa festa qua, che noi, adesso qui non c'è tempo di parlarne, ma noi adesso con sta Gelmini qua, adesso è solo preso sta parete, ma gliel'avevamo detto. Ma tutti anche lì, osservatori, 47 decreti ministeriali di applicazione della cosiddetta riforma dell'università. Siamo nel pallone totalmente. Chiudo la parentesi, scuola, ricerca, università. Allora, le cose che dobbiamo fare, tutte queste cose qui, devono farci assomigliare di più a una democrazia rappresentativa come è nelle esperienze occidentali e farci uscire dalla mentalità personalistica, populistica, dell'idea che il consenso viene prima delle regole, delle cose che abbiamo visto fin qui.